il servizio, a fronte di un portare il servizio appunto a questi cittadini, gli verrà chiesto la contropartita, e cioè un corrispettivo, e quindi quel 60% di cui ho parlato in commissione. Questo a noi riteniamo che sia una manovra di etica, di equità, perché a oggi chi non ha il servizio, che comunque smaltisce, salvo che non abbia appunto, li butta per strada o li butta nel primo fosso che trovo, già utilizza un servizio. Vignola è anche particolarmente piccola territorialmente, ha un'isola ecologica funzionante, e quindi è improprio dire che il servizio a Vignola, anche per coloro che sono distanti dal cassonetto, non esiste. Il servizio esiste, ma anche il servizio di raccolta, che dovrebbe incidere solo magari sulla parte variabile. Purtroppo la legislazione, uno, non ci consente di, appunto, perché prevede solo per l'intero e non solo per la parte variabile. Due, altra cosa che si diceva, non possiamo in un qualche modo dire che comunque continua, perché ad oggi inciderebbe e continua ad incidere su chi la paga. Purtroppo la nota dolente è che se aumentano coloro che non pagano, questo lo dice la legge, non è per volontà del sindaco Smeraldi, della sua giunta o del suo colore politico, purtroppo dobbiamo ricaricare su chi paga, già paga, e questo è un adempimento di legge per coloro che non pagano. Però vogliamo dire, qua mi sono portato alcuni dati della Tari, da quando appunto col servizio associato dei tributi, quindi è aumentato il personale destinato ai tributi e al servizio di riscossione, alla ricerca dell'elusione, alla ricerca dell'evasione, proprio perché ovviamente dobbiamo capire se effettivamente c'è una cronicità di un qualche modo strutturale, quindi non aggredibile, oppure ci sono qualche furbetto. I primi dati dicono che infatti qualche furbetto c'era, i primi dati di bilancio, nel bilancio c'è 150.000 euro circa, ed è un dato prudente, perché ad oggi sono già stati emessi oltre 400.000 cartelle appunto di riscossione per chi non ha pagato vari tributi, IMU, ICI, TARES prima, o TARSU, perché parliamo ancora, ovviamente si può andare fino ai 5 anni precedenti. Quindi tutta questa attività, che appunto prevede già un servizio di coattivo, un servizio anche bonario di sollecito, è stato anche profondamente e radicalmente rivoluzionato. In un qualche modo non si va più a vedere tutte quelle posizioni in cui rischiavano di andare in prescrizione, quindi gestire una cosa sempre un po' al traino, gestire sempre, ma si va massivamente a vedere tutti quelli che non hanno pagato già a dicembre 2015, si andrà a ritroso a vedere tutte le posizioni precedenti, quindi per cercare di arrivare il più tempestivamente possibile su chi non ha pagato. Questo secondo noi porterà, sta già portando dei benefici sulle casse pubbliche, e speriamo anche comportamenti e appunto i pagamenti nei tempi opportuni, ecco. Ovviamente il servizio che alcuni comuni come quello di Vignola, di Savignano, fanno di inviare a tutti la bollettazione a casa del servizio Tari può incentivare, perché tutto sommato i cittadini di Vignola non devono pagare un obolo supplementare a CAF, patronati e quant'altro per la quantificazione dei tributi. A Vignola arriva la bollettazione a casa, poi qualora ci siano delle eventualmente errori che possono succedere, soprattutto sugli invii massivi, come potrete immaginare, a tutte le famiglie vignolesi in pochi mesi, il servizio appunto è stato aumentato anche per quanto riguarda la fascia oraria del servizio di ufficio. Stiamo cercando nel documento unico di programmazione, siamo appunto con l'allargamento al servizio associato a Marano, che prevede il sabato come apertura, di utilizzare il servizio di Marano, pochi chilometri, quindi 2-3 chilometri di distanza, quindi allargare anche al sabato questo tipo di servizio. Consentiamo a tutte le famiglie in difficoltà, è una delle previsioni che vi porteremo, tutti coloro che presentano un ISEE sotto i 12.000, già una rateizzazione
d'ufficio, quindi come discrimine di utilizzare un ISE di 12.000 che è abbastanza alto, ce ne rendiamo conto, ma essendo che l'ISE è calcolato sull'anno precedente, magari la situazione attuale può essere anche peggiorata. Quindi le idee sono tante, ci stiamo lavorando, i database vari ovviamente non sono aggiornati per quanto riguarda l'evasione e l'elusione, perché ovviamente se l'avessimo in mano allora avremmo già dovuto mandare le cartelle. È un lavoro che ci vuole, perché posizione per posizione non può essere fatto massivo, ci vuole tempo. E quindi contiamo che con il recupero crediti, con l'allargamento del servizio e appunto, come dicevo in commissione, con un lavoro su alcune fasce tipo gli sfitti, dove abbiamo visto che ci potrebbe essere particolari situazioni di elusione, potremo scongiurare e sicuramente scongiureremo un aumento orizzontale del 3% per tutti, ma solo per alcune fasce. Una delle fasce che contiamo sicuramente di in un qualche modo escludere è le aziende, perché già con i coefficienti, vari coefficienti, sono particolarmente colpite da quando il servizio è passato da Tarsu, prima poi Tares, soprattutto esploso nella Tari, bar, ristoranti hanno avuto peggioramenti spaventosi. Vi faccio solo un esempio: i coefficienti K dei banche assicurazioni sembrano dei prefissi telefonici 0,6, i coefficienti moltiplicatori di bar e ristoranti parliamo di 22-24, quindi capite bene di che cosa parliamo. E, insomma, e molti dei ristoranti, bar e quant'altro hanno anche tributi speciali, rifiuti speciali e quant'altro. Ecco, quindi una faccia particolarmente tartassata. Altri numeri che è importante ricordare sono quelli relativi agli investimenti. Parliamo mancanza di futuro, 6 milioni e 500 mila euro di investimenti nei prossimi 3 anni. È una roba, a mio avviso, scusate il termine, che prendiamo Vignola del 2014, era 1.300.000 nel 2014, sappiamo che il 2014 era un anno elettorale dove normalmente negli anni elettorali le politiche delle varie amministrazioni sono un pochino più espansive, quindi noi già nel 2015 abbiamo raddoppiato gli investimenti, da 1.300.000 siamo passati a 2.600.000, nel 2016 prevediamo circa 4 milioni, sì, con 800.000 euro come ricordava il consigliere Clò, per un'alienazione. Ma è stata una scelta che anche l'anno scorso ci ha visto dismettere patrimonio comunale inutilizzato, ad esempio la torre dell'orologio, che mi ricordava il sindaco, è già stato fatto il compromesso con la fondazione. Abbiamo dato un istituto che potrà prendersene cura, rivitalizzarlo e rivalutarlo, che il comune non è più in grado, non ha le risorse per recuperarlo, e in cambio nell'area del parcheggio di via Zenzano, come prevede il piano delle opere pubbliche, una riqualificazione del parcheggio di via Zenzano, che ad oggi versa in situazioni un po' critiche, è sottoutilizzato perché anche per la mancanza di presidio e di sicurezza, di illuminazione, ma appunto da una situazione di abbandono, e la sensazione di abbandono spesso dà anche sensazione di insicurezza percepita in qualche modo. Quindi anche sul 44 Gatti, una struttura chiusa appunto dal 2009, dichiarata inagibile, è stato fatto una stima che è arrivata solo, non l'abbiamo voluto vendere nel 2015 per volontà nostra, non c'era ancora la stima, non era ancora stata fatta la variante, ovviamente era stato messo in previsione il piano delle opere, serve appunto per la programmazione, contiamo nel 2016 poterlo vendere. Credo che non sia una cosa impossibile. Io vengo da 5 anni di consiglio comunale di Vignola, che ero all'opposizione, mi vedevo sempre nel terzo anno di programmazione l'alienazione dell'ex mercato ortofrutticolo, 5 milioni di euro, che finanziava nella parte ovviamente degli investimenti tantissime opere che alla fine dell'anno rimanevano lettera morta, perché il mercato 5 milioni di euro, uno, non c'era la volontà reale di venderlo, perché non è mai stata fatta neanche una gara per provare ad alienarlo.
venderlo. Due, non era mai stata fatta neanche una stima, una perizia tecnica per poterlo vendere. Si poteva, quindi allora lì si poteva dire volete, fate finta di vendere qualcosa che finanzia la maggioranza. No, qua c'è la volontà reale di poter vendere qualcosa e non li mettiamo in opere fantasiose, li mettiamo in 200.000 euro per il certificato prevenzione incendi della scuola media Barozzi. C'è da chiedersi perché la scuola media Barozzi nel 2016 non aveva il certificato di prevenzione incendio. Costa 200.000 euro circa questa cosa. Perché la scuola muratori l'abbiamo fatto noi nel 2015 certificato di prevenzione incendi? L'unica scuola media che a Vignola non aveva il certificato di prevenzione incendi. Ma se succedeva qualcosa, signori, cosa faceva? Eravamo a piangere e poi anche con dei rimpianti, oltre che a piangere. Quindi almeno dei rimpianti non ne vogliamo avere, di aver fatto tutti gli adempimenti di legge che ci spettano. Quindi è un bilancio che tutto sommato ci ha visto con delle scelte anche molto bloccate, perché decidere di mettere 200.000 euro sulla scuola e sul certificato di prevenzione incendi, non credo all'interno della maggioranza che nessuno di noi si è alzato, no, io li metterei da un'altra parte. È stata sembrata una scelta obbligata. Credo che anche di fronte alla cittadinanza e all'opposizione, credo che ci sono molte delle opere che abbiamo previsto appunto a salvaguardia di un patrimonio che è immenso, quello del comune di Vignola, che però quotidianamente o annualmente ha bisogno di investimenti e anche importanti. Il centro nuoto l'anno scorso ha fatto 40 anni, bellissimo, ma ha bisogno assolutamente di manutenzioni, soprattutto per le parti che non si vedono. Quindi non è un'operazione, appunto, come diceva bene Francesco, che magari elettoralmente appunto o può essere d'impatto, perché spesso riguarda parti che non sono visibili al pubblico, ma assolutamente necessaria, perché correre ai ripari per quando magari ci viene un buco nel solaio e chiudere una struttura, come è stata chiusa per una settimana, ma siamo intervenuti tempestivamente, non andava l'ascensore, quindi per i disabili e quant'altro il centro nuoto era inaccessibile. Anche questo non credo che in un anno e mezzo si possa imputare a questa amministrazione che non ha fatto. Sì, ci sono tante cose nel dubbio. Sì, ci sono tante cose che vorrei dire ancora, adesso mi riservo nei prossimi interventi, soprattutto che riguardano. Ah, l'ultima cosa per quanto riguarda, adesso volevo dare una notizia, sembra, io non ho ancora trovato in internet, che la circolare sulla funzione pubblica che sblocca il riordino delle province, sembra che sia uscita oggi, circolare della funzione pubblica appunto per l'assunzione, sembra oggi, però io provo a guardare in internet prima ancora, insomma, sembra che sia in gazzetta ufficiale, quindi magari riusciamo effettivamente a poter assumere nuovi agenti. Roberta Midei. Osservazione al volo, una precisazione più che altro alle osservazioni fatte sia dal PD che da 5 Stelle, perché in qualche modo mi riguarda. Io ho ricevuto una delega per seguire uno studio sulla riqualificazione del centro storico, non della chiusura. Quindi la parola chiave in questo studio, questo lavoro che oltretutto non è terminato e vedremo i risultati quando lo elaboreremo, si parla di riqualificazione. Quindi se vogliamo parlare di una visione che forse voi non vedete o meno, in realtà la parola chiave effettivamente è una riqualificazione di ciò che è esistente qua a Vignola, che da anni è stato trascurato. In qualche modo la troviamo anche poi nei nostri emendamenti che poi magari illustriamo dopo. Perché secondo noi è importante ciò che c'è già, va riqualificato, va fatta manutenzione, perché pensare a progetti eclatanti, grossi, nuovi, per poi trascurare ciò che c'è già ed è già presente, secondo noi non è una cosa funzionale. Quindi volevo solo precisare che si parla di riqualificazione del centro storico, non di chiusura buttata lì
che insomma è un concetto un po' limitativo al lavoro che stiamo facendo. Insomma. Prima di passare agli emendamenti, passerei alla presentazione degli ODG legati sempre al bilancio e poi illustriamo gli emendamenti uno per uno. Prego Enrico. Ok, intanto buonasera, prendo la parola solo adesso, quindi buonasera. Gli ODG che ho presentato sono relativi al bilancio, nel senso che in qualche modo chiedono entrambi qualche tipo di dispendio economico e sono uno provvedimenti atti ad incentivare l'uso della bicicletta e il secondo provvedimenti atti ad incentivare la raccolta differenziata in ambito pubblico. Partirei da quello della bicicletta che è relativamente più semplice e anche più breve da discutere. Ora, non faccio tutta l'introduzione sul perché va incentivato l'uso della bicicletta in città, specialmente in una città come Vignola, perché è banale. Tra l'altro Vignola, come dico spesso, è una città che è a misura di bicicletta, è contenuta come dimensioni ed vede già una rete ciclabile abbastanza sviluppata.